siamo adorato e ringraziato ogni momento. Proseguiamo le meditazioni di Santa Margherita Maria Lacocque, o meglio il racconto dei suoi biografi fatto sui suoi scritti della liberazione del Sacro Cuore. Abbiamo visto la volta scorsa nella prima adorazione di giugno la prima apparizione del Sacro Cuore, del 27 dicembre, la prima parte della prima apparizione del Sacro Cuore. Oggi proseguiamo e vediamo la seconda parte di questa prima grandissima apparizione e straordinaria. E che rappresenta proprio l'essenza di quello che poi sarebbe stato il culto del Sacro Cuore. Chiaramente, come la volta scorsa, io leggerò testualmente le parole di Santa Margherita, il racconto, e riservando poi qualche piccola parola di spiegazione, di meditazione o di commento. Il Divin Cuore gli fu presentato come un trono di fiamme, più raggiante di un sole e trasparente come un cristallo, con la piaga adorabile circondato da una corona di spine che significavano le trafitture che i nostri peccati gli recavano, e sormontato da una croce che significava, come dai primi istanti della sua incarnazione, cioè da quando quel Sacro Cuore fu formato, la croce gli fu piantata ed esso fu colmato fin da quei primi istanti di tutte le amarezze che dovevano causargli le umiliazioni, la povertà, i dolori e il disprezzo che la sacra umanità avrebbe patito nel corso della sua vita e nella sua santa passione. E mi fece vedere come l'ardente desiderio che aveva di essere amato dagli uomini e di sottrarli dalla via della perdizione in cui Satana li precipita in massa, gli aveva fatto concepire questo disegno di manifestare il suo cuore agli uomini con tutti i tesori di amore, di misericordia, di grazia, di santificazione e di salvezza che esso conteneva, affinché tutti coloro i quali avessero voluto procurargli tutto l'onore, l'amore e la gloria che fosse il loro potere di rendergli, fossero arricchiti con abbondanza e profusione di quei divini tesori del cuore di Dio che ne era la frutta. Ma bisognava onorarlo sotto la figura di questo cuore di carne, di cui voleva che l'immagine fosse esposta e portata su di me e sul cuore, per imprimermi il suo amore e colmarlo di tutti i doni di cui esso era pieno, e per distruggermi tutti i moti srevolati, e che ovunque questa santa immagine sarebbe esposta per essere onorata, lì avrebbe sparso le sue grazie e le sue benedizioni. Questa devozione era come un ultimo sforzo del suo amore, che voleva favorire gli uomini in questi ultimi secoli della sua amorosa redenzione, per sottrarli all'impero di Satana, desideroso di rovinarli, e per sottometterci alla dolce libertà dell'impero del suo amore, che lui voleva ristabilire nei cuori di tutti coloro che avessero voluto abbracciare questa devozione. Questa è la seconda apparizione del Sacro Cuore. Correggo quanto detto in precedenza: non si conosce la data, e non è un episodio che è avvenuto nella stessa circostanza del 27 novembre. C'era un appendice minore che ho saltato, probabilmente da collocare nella primavera del 1764, quindi a distanza di 3-4 mesi massimo. Qui abbiamo la rivelazione del Sacro Cuore così come noi lo conosciamo, quindi con la descrizione.
Santa Margherita l'ha visto e quindi descrive quello che ha visto. Poi i sentimenti e le motivazioni che hanno spinto Gesù a questa ulteriore rivelazione, che nato come rivelazione privata, poi fu fatta proprio dalla Chiesa e addirittura un ordine, che è l'ordine dei Gesuiti, lo stesso che appartiene il nostro Papa. L'ordine dei Gesuiti ricevette da Gesù in persona il mandato di diffondere ufficialmente il culto al Sacro Cuore nella Chiesa e di fornirne i sufficienti fondamenti teologici e dogmatici, cosa che i Gesuiti fecero egregiamente. E poi alcune grazie legate a delle forme esterne di culto da rendere al Sacro Cuore. Questo è il contenuto di questa seconda grande rivelazione. Allora, la forma del Sacro Cuore. La prima cosa è presentato in un trono di fiamme. Le fiamme, come tutti quanti sappiamo, nella Sacra Scrittura simboleggiano l'amore. La rivelazione del cuore di Gesù è una ulteriore luce sul mistero dell'amore sconfinato del Verbo fatto carne, che per quanto noi ci sforziamo di immaginarci, di rappresentarci, staremo sempre grandemente al di qua. Quest'anno, durante il Giovedì Santo, abbiamo usato le ore della Passione di Elisa Piccarreta. Io ne ho tratto grande giovamento durante questo tempo, perché lì si vede qualcosa in più, qualche sprazzo in più dell'amore di Gesù, sprigionantesi davvero come il trono di fiamme durante la Passione, quindi a vertici davvero inimmaginabili. Però siamo sempre al di qua. Anche l'amore che lui ora sprigiona dal suo trono eucaristico, purtroppo non lo possiamo vedere, non ne possiamo prendere piena coscienza se non nell'orizzonte della fede e dell'amore e dell'adorazione. Trono di fiamme, più raggiante di un sole. Noi sappiamo che gli ostensori, vediamo davanti agli occhi, cosa sono gli ostensori? Sono una riproduzione, se ci facciamo attenzione, dei raggi del sole, no? Dentro c'è l'ostia, l'ostensorio, in qualche modo vorrebbe rappresentare, oltre che dare ovviamente un posto di onore all'ostia consacrata, il mistero che quell'ostia è. Sapete che nella Sacra Scrittura il sole è il Verbo incarnato. Questa chiesa, che ancora era costruita quando stavano un pochino attenti a certe simbologie, come l'allora Cardinal Ratzinger faceva notare in uno dei suoi libri più belli, questa chiesa dove stiamo adesso è rivolta verso Oriente. Cioè, noi guardando, sapete che una volta la messa si celebrava con il sacerdote rivolto, con l'assemblea verso il crocifisso, il tabernacolo, che era esattamente dove adesso è il tronetto con Gesù esposto. Questa chiesa è rivolta verso Oriente. Perché le chiese si rivolgevano verso Oriente? Perché a Oriente sorge il sole. E il sole chi è? Il sole è Cristo. E quindi sull'altare maggiore, dove si rinnova il sacrificio di Cristo, deve essere puntato a Oriente, appunto perché a Oriente nasce il sole. E il sole è Gesù. L'immagine del sole è una di quelle che meglio lo rappresenta, perché sapete che tutto quello che avviene sul pianeta Terra è possibile per i raggi del sole sotto tutti i punti di vista, sia fisico che chimico che biologico, tutto. Esattamente la distanza in cui si trova, né più né meno, perché se fosse più lontano e più vicino, adesso sappiamo queste cose dalla scienza. E il sole soprattutto dà la luce più bella che esiste, è quella naturale. Gesù è la luce del mondo e il sole ci dà il caldo. Quindi, e il caldo è di nuovo una rappresentazione, un simbolo dell'amore di Gesù, che al tempo stesso illumina e riscalda. Più raggiante di un sole e trasparente, bellissima anche questa immagine, come un cristallo. Questa è un'immagine che rievoca, per chi ha un po' di cultura biblica, la visione di Dio, le varie visioni di Dio del libro dell'Apocalisse, no? Questo mare di cristallo che circonda
il trono di Dio. Sappiamo che il cristallo è un metallo, gioiello splendido, preziosissimo, terzo, che è proprio l'immagine della assoluta, ecco, purezza divina, totalmente contenuta nel cuore di Cristo, che è, ecco, il sacrario, ecco, della purezza assoluta sotto tutti i punti di vista. Poi con la piaga adorabile, il cuore di Gesù è sempre rappresentato con la ferita, ecco, che ci ricorda che i sacramenti della nostra fede, che sono sette, i due più importanti sono il battesimo e l'Eucaristia, sono sgorgati proprio direttamente dal cuore di Cristo, con sangue d'acqua o fuori uscito, e che ci ricorda anche che il Divino Agnello si è voluto completamente svenare per noi, non aveva nient'altro, non aveva nessun'altra risorsa di sangue in tutto il corpo, con tutte le ferite che aveva subito, se non quella che si era centrata nel cuore a causa della particolare modalità della sua morte, infarto per fissurazione. Quindi quel poco di sangue che c'era era tutto intorno alla cassa toracica rimasto. Ha voluto versare anche quello, veramente per dire: non potevo amarvi di più. E questo ce lo dobbiamo ricordare, contemplando quella ferita. Poi la corona di spine, ce lo spiega Santa Margherita stessa che cos'è la corona di spine: le trafitture che i nostri peccati gli recavano, e poi sormontato da una croce. Attenzione, perché noi pensiamo sempre che Gesù ha sofferto durante la sua passione, non prima. Qui la Santa stessa ci dice che non è così. La croce significava come dei primi istanti della sua incarnazione, quindi subito, appena concepito nel seno di Maria Santissima, subito dopo che ella ebbe pronunciato il suo Fiat, cioè da quando il Sacro Cuore fu formato, la croce di cui è andata attenzione ed esso fu formato fin da quei primi istanti, di tutte le amarezze che dovevano causare, le umiliazioni, la povertà, i dolori, il disprezzo che la Sacra Umanità avrebbe patito nel corso della sua vita e nella sua santa passione. Questo particolare lo spiegò poco prima di Santa Margherita Maria la Cocca molto bene Santa Teresa d'Avila, quando faceva rilevare giustamente che noi non possiamo immaginare il concepimento di Gesù e neanche quello di Maria come il nostro, cioè l'umanità di Gesù e di Maria è un'umanità perfetta, senza la tragedia che la nostra mente non riesce a comprendere, ma che è di una proporzione inimmaginabile del peccato originale. Quindi l'uso del libero arbitrio di Gesù e Maria era immediato, hanno cominciato a pensare ad amare appena concepiti, subito. Il problema è che Gesù aveva l'intelletto umano già funzionante, unito a quello divino, e quindi quello divino fin dal primo istante lui vedeva tutto, il presente, il passato, il futuro, quindi tutto quello che sarebbe stato la sua vita, tutte le persone che sarebbero andate all'inferno nonostante il suo sacrificio, tutto. Nessuno di noi può immaginare quanta sofferenza arrecava questa vista al Verbo appena incarnato, quindi a questo piccolo zigote divinamente formatosi nel seno di Maria. Dobbiamo pensarci a questo. Santa Margherita dice che era come se il Verbo di Dio fosse immerso in questo mondo, quindi di tutta quanta la massa di cattiveria e di peccati del genere umano, non potendo uscirne, perché non può uscirne, perché con l'intelletto divino non può non vederle quelle cose, perché Dio le vede in atto. È molto importante che noi consideriamo queste cose, perché se Gesù le ha rivelate è perché noi ci facciamo molta attenzione. Ecco, Gesù ha un ardente desiderio di essere amato dagli uomini, rivela queste cose non certo per accusarci, per farci sentire male, ma per riempirci di grazia, di misericordia e di amore, perché conoscendo meglio il mistero fondale, potremmo dire, dell'amore di Cristo, noi possiamo cedere, innamorarci di Lui, smettere di offenderlo con i peccati, no? Considerando anche l'angoscia che il cuore di Gesù manifesta, qui due volte ne parla, di perdizione in cui Satana precipita gli uomini in massa. Attenzione, perché questo
Oggi ogni tanto noi purtroppo lo dimentichiamo. Più in basso parla di amorosa redenzione per sottrarre all'impero di Satana. Ecco, oggi si è un po' perso questa prospettiva. Oggi sembra che comunque uno sia vissuto, qualunque cosa abbiano fatto, muore, non solo che è automaticamente salvo, se va pure direttamente in paradiso. Bisogna fare attenzione a queste cose, perché sono stranezze che in 2000 anni di storia della Chiesa non si sono mai sentite, se non da qualche bocca un po' precipitosa che ne tira fuori adesso con troppa faciloneria, con troppa frettolosità, e sicuramente con la buona intenzione di voler manifestare l'immagine di un Dio buono, ecco, ma è un'immagine distorta, ecco, non è corrispondente alla verità. Certamente che Dio è buono, vuole che tutti siamo salvi, ma certamente la salvezza è qualcosa che dobbiamo innanzitutto accogliere e custodire, perché non è automatica per tutti, qualunque cosa si sia fatto. Quello che ci attesta la Bibbia, la tradizione interrotta della Chiesa, non è questo, perché purtroppo, nonostante tutto l'amore di Gesù, tutti i tentativi fatti fino all'ultimo istante da Dio di salvare un'anima, purtroppo, non pochi, molti, vanno all'inferno. Abbiamo anche, siamo nel centenario di Fatima, le rivelazioni di Fatima che vengono quasi 250 anni dopo, quasi, insomma, quindi molto molto dopo, attestano la stessa realtà, perché l'uomo è sempre lo stesso, e oggi certamente Gesù direbbe le stesse cose. Infine, i gesti di devozione con cui egli desidera essere venerato, portarlo addosso. Ci sono delle immaginette del Sacro Cuore, sono anche degli scapolari che hanno il Sacro Cuore incastonato. Io addosso ce l'ho, lo scapolare del Carmine, che da un verso ha la Madonna e dall'altro il Sacro Cuore, e espongo pubblicamente nelle case, quindi avere in casa un'immagine del Sacro Cuore, e poi vedremo prossimamente gli altri gesti chiesti dal Sacro Cuore. Chiudiamo la meditazione riprendendo l'ultimo libro, che è molto bello. Lui voleva ristabilire nei cuori di tutti coloro che avessero voluto abbracciare questa devozione, come? Sottomettendoci alla dolce libertà dell'impero del suo amore. Ecco, la grammatica di Dio e la logica di Dio è sempre la libertà. Lui non forza nessuno, lui ci lascia liberi. Fa delle rivelazioni grosse, come il Sacro Cuore, sono presentate davanti a noi. Chi gli vuole far caso, ci fa caso. Chi se ne vuole infischiare, se ne infischia. Chi ne vuole accogliere, ne accoglie. Chi ne vuole ignorare, ne ignora. È chiaro che le conseguenze di questi atti sono ovviamente differenti. Ecco, ma Gesù non vuole che i suoi figli facciano le cose per forza, non vuole imporsi come un tiranno, anche se potrebbe ginocchiare tutto il mondo con un solo atto della sua volontà istantaneamente ai suoi piedi, ma vuole appunto regnare con un impero d'amore, un amore offerto, un amore accolto, un amore corrisposto e ricambiato anche divinamente, teoricamente, come tutti i santi hanno fatto, come i martiri hanno eroicamente ricambiato fino all'effusione del sangue, ma sempre nella libertà. La grammatica di Dio è la libertà. Ora facciamo qualche minuto di silenzio, meditando su questo, ricordando che il cuore di Gesù pulsa nell'Eucaristia, e soprattutto dicendo a Gesù se vogliamo sottometterci liberamente a questo dolce impero del suo amore, conoscerlo meglio, accoglierlo, cambiarlo, farlo conoscere e riparare. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento.